Tutti, sono in bianco e nero perché ho cambiato colore di capelli e non l'ho ancora, forse, spero, spoilerato da nessuna parte, quindi adesso lo vedrete per la prima volta. Devo dire che mi piacciono un sacco, ma sono davvero scurissimi e secondo me in bianco e nero sembreranno ancora più scuri. Comunque, 3, 2, 1, tadan, sono tipo viola? Sono viola, sì, cioè nel senso io li vedo viola, però è un colore molto particolare per cui credo che qualcuno forse lo vedrà più blu, dipende tantissimo dalla luce, per esempio nella videocamera mi sembra un pelino più viola che dal vivo dove invece è un po' più blu, non lo so. Comunque sono molto scuri, mi piacciono moltissimo, mi piacciono ogni tanto tirar fuori questa vera un po' dark, questa mia anima dark e andremo a sottolinearla con un bel trucco molto extra per Capodanno, perché si sta avvicinando Capodanno adesso, ne parliamo per bene. E mi volevo truccare, semplicemente voglio completare un pochino tutto questo vibe per poi fare una foto, perché l'obiettivo ultimo è sempre quello. E niente, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi piacciono. Mi piacciono molto, tra l'altro è un sacco, cioè sarà tipo un mese che non mi vedo con i capelli lisci, perché più o meno un mesetto fa ho iniziato a farmi la piega un po' vintage, tutta boccolosa, con la riga di lato, e quindi cioè non mi vedo, mi sento un'altra persona. Sono molto camaleontiche in questo periodo, secondo me. La Gaia di una settimana fa e la Gaia di adesso non possono essere la stessa persona, secondo me. In effetti no, però non sopporto nessuna delle due. Comunque, cominciamo. Mi leverei le curtain bangs dalla faccia. Piano piano stanno crescendo, dai. Adesso era un po' che non vedevo effettivamente, ma sono già oltre la metà del viso, quindi forse per il 2023 ce la facciamo, farli crescere per bene. E vorrei che questo video fosse un po' in stile Get Ready With Me, quindi vi scrivo di sicuro giù nell'info box che cosa sto usando, ma appunto nel caso non ve lo dicessi, c'è scritto lì, perché magari chiacchierando mi perdo un po', sia un po' più chiacchiericcio. Fatemi sapere com'è andato Natale, che cosa avete intenzione di fare. Cominciamo bene, rompendo la matita di Kylie per le sopracciglia. Comunque, cosa avete intenzione di fare per Capodanno? Se avete intenzione di fare qualcosa, so che insomma non è forse la domanda migliore del periodo, visto che tanto non si potrà fare niente di questo passo, però infatti io non penso farò niente. Di base già non è che sia una grandissima fan del Capodanno, ecco. Partiamo da questo presupposto. A parte quando ero proprio giovane e uscivo, ok, ma adesso che si va per i 30 gennaio, ragazzi, sono 30. Il 22 gennaio faccio 30 anni. Anche lì volevo festeggiare, avevo in mente grandi festeggiamenti, ma ovviamente salterà tutto. Non so se voglio fare, cioè, le sopracciglia, non so, ultimamente sono un po' tutto pigra sulle sopracciglia, non ho molta voglia di farle, non so, forse sarà che adesso ho questa arroganza di poter dire che le mie sopracciglia non sono male, cioè i peli ci sono grazie al siero di Astra, il Ritual Fixing Mascara che me l'ha fatta ricrescere, visto che ogni tanto mi chiedete, l'ho detto in qualche video però lo ridico in questo. Adesso quindi mi sento come se cioè, le mie sopracciglia non avessero bisogno di niente, sono già bellissime così, no vabbè. E quindi cioè, non mi va di fare niente più di questo. Andiamo avanti, magari poi con un look più strutturato mi verrà voglia. Penso partirò dagli occhi perché volendo fare una roba un po' extra ci potrebbe stare, appunto, partire da qua in modo da evitare fallout vari. E per me Capodanno significa, cioè in realtà vabbè, dall'anno scorso significa questo, ovvero Glitter's Eve Eyeshadow Palette, che è la palette che abbiamo fatto, che ho fatto insieme agli altri e alle altre creator del progetto Cosmify. Abbiamo fatto questa palette che è proprio pensata, diciamo, per il periodo di Capodanno, poi vabbè, non la può usare anche il resto dell'anno, però proprio in questo momento mi veniva proprio in mente questa per Capodanno. L'idea è proprio quella di stare a casa, mangiare, bere qualcosa, cercare di resistere fino alla mezzanotte e poi niente, andare a dormire e invece sfruttare di più proprio un po' questo periodo di ferie per andare qualche giorno in montagna. Ricalibrarmi un attimo, prendere un po' di aria buona, leggere. Periodo delle feste, delle vacanze, coincide sempre con il momento in cui ricomincio a leggere. Perché avendo effettivamente un po' più di tempo, cioè se io inizio un libro e poi non ho il tempo per leggerlo, praticamente è come se non l'avessi mai letto, cioè quando lo ricomincio dovrei proprio riniziare da zero e quindi poi non c'ho voglia, non lo faccio. Invece in questo periodo appunto leggo molto di più, sono contenta perché per Natale ho ricevuto tanti nuovi libri, ho anche ricevuto un nuovo ebook,
perché il mio stava cadendo letteralmente a pezzi. E intanto prendo questi due colori un po' più scuri e vado generosamente nella piega. Mi hanno regalato nuovi book perché il mio cadeva a pezzi, e quindi tra libri cartacei nuovi che mi hanno regalato e tutti gli ebook che ho in arretrato, diciamo che sono proprio contenta di ritagliarmi un po' di tempo in montagna. Potrei fare anche l'altro occhio magari mentre chiacchiero qua. Ritagliarmi qualche giorno in montagna per leggere, fare passeggiate, riposarmi, eccetera. Quindi questa settimana ancora è lavorativa e voglio portarmi avanti a registrare i video dei preferiti. Comunque sono tra i miei video preferiti perché mi piace fare i recap. È proprio una cosa che adoro fare, fare liste, cioè praticamente devo fare una lista di prodotti che mi sono piaciuti e adoro. Lo farò in collaborazione con Carmi, quindi aspettatevi la prossima settimana questi video. Mentre invece quello di giovedì sarà il video dei bloopers, tutti i bloopers del 2021. E anche quello sono troppo felice di montarlo, perché non c'è, è troppo divertente montare quel video. Perfetto, adesso sto mettendo Starry Night, forse lo voglio mettere su tutto l'occhio e poi andare al di sopra con i glitter argentati proprio, ma sì. In più questo è anche il periodo dell'anno in cui mi vengono più idee, cioè ripenso un po' a quello che ho fatto, quello che voglio fare. Per esempio voglio anche un po' ricominciare con i Basic Bog, voglio ricominciare con la rubrica monocromatica, anche perché mi sono resa conto che tipo il blu non l'ho fatto, cioè perché? Cosa ci ha fatto di male il blu? Non l'ho mai fatto, quindi ci sono ancora tanti colori che dobbiamo affrontare. E poi comunque nel frattempo metto Silver Plate, che sono i glitter argentati. Questi si possono anche mettere senza una base sotto perché ce l'hanno già interna, diciamo, vedete, sono abbastanza full. Poi se li volete proprio super mega full potete anche mettere una glitter glue sotto. Vado anche a mettere l'eyeliner, questo qua, quello lì di Kylie, che mi sta piacendo un sacco. Oggi mi sento proprio drama, quindi vado a mettere le Self Worth di Carmi per Eyeliner. Sono le ciglia finte abbastanza extra, diciamo, che non si mettono quando uno si sente di fare un trucco a quel sapone. Passiamo al primer, questo qua è quello di XX Revolution Cloud Complexion. Come fondotinta ultimamente sto facendo questo mix che mi piace parecchio, ovvero il Transformist di Astra numero 3 insieme a quello di Rare Beauty numero 160C, perché mi matcha meglio come colore e la texture che viene fuori mi piace molto, perché quello di Rare Beauty è un po' più leggero di quello di Astra, che però io amo, quindi alleggerisco con quello di Rare Beauty e tonalizzo anche leggermente, perché quello di Astra è un po' troppo caldo, quello di Rare Beauty è un po' troppo freddo, quindi perfetto, insieme mi danno una specie di neutro. Alla fine fatemi sapere voi cosa fate a Capodanno, la classica domanda che si inizia a fare tipo dopo Ferragosto, ma quest'anno penso che un po' tutti forse l'abbiamo rimandato il più possibile, e nel caso abbiamo fatto proprio bene. E appunto, cioè, io direi che stare a casa sarà proprio alla fine dei conti la scelta per me più giusta, visto che lo è stata per gli ultimi 3 anni della mia vita, anche quando non c'era il Covid, direi perché non farlo anche quest'anno. Altra combo correttore che sto facendo ultimamente, uso il Fluid Concealer di Astra della linea Pure Beauty, mi piace un sacco questo correttore. La tonalità è la numero 3, che è un po' più scura e aranciata, così mi va a contrastare l'occhiaia, e sfumo con questo pennello di neve. Poi illumino con l'Eye Bright di Revolution, che adoro, è troppo bello, perché è ultra leggero e anche molto sottile, quindi va effettivamente a idratare, illuminare, rendere tutto più luminoso senza aggiungere coprenza. Ora direi che opacizzo ove necessario. Come bronzer uso questo qua di Kylie, che come vi ho detto nel video in cui
vi facevo vedere i prodotti Kali Cosmetics, mi piace un sacco, trovo che si sfumi in un modo incredibile, sia proprio una polvere estremamente facile da utilizzare, oltre al fatto che il colore mi piace molto su di me, mi piace che vada a opacizzare, cioè diciamo vada a levigare più che opacizzare. Metto il B-Blushy Drill, anche se ho già messo polveri non dà assolutamente problemi, però lo applico in questo modo. Appena trovo un pennello adatto, direi che magari questo qua lo prelevo con il pennello e poi lo applico tamponando. E poi di sopra con Winter Kissed, sempre di Kylie, per fissarlo e enfatizzarlo un pochino, dai, ci sta. Capodanno, ci sta. Riprendo la palette e sfumo Vogue al di sotto. Visto che quello che fai a Capodanno lo fai tutto l'anno, metto un po' di Athena Parthenos, così per non sbagliare. Siamo alle labbra, vado a usare la Lip Pencil 9 di We Makeup. Uso il Lip Injection Lip Gloss di Too Faced, tonalità Soulmate, che è di quelli che sono un po' lip plumper, quindi fanno le labbra belle rimpolpate. Chi è questa persona che voi vedete davanti a voi? Non ne ho idea. Di certo non è Pesi Gaia. No dai, però ci sta, l'ultimo dell'anno, cioè è un'idea per voi per l'ultimo dell'anno. Pesi Gaia sarà probabilmente struccata sul divano con Log e sarà anche molto felice di questo. Dai, non ci sarà solo Log, ormai l'abbiamo sdoganato, avete capito, quindi insomma non vi preoccupate. Comunque niente, questo è il look, ve lo farei vedere all'oceano tonale ma è buio fuori perché sono le 5, quindi cerco di mettervi, cioè di usare la lampada che simula la luce naturale, almeno comunque in generale farvelo vedere sotto un'altra luce. Spero che il vostro 2021 sia stato un anno positivo, anche se forse positivo è la parola sbagliata da usare in questo periodo. No, comunque cercando di essere un po' seri, non è certo il momento storico più facile per nessuno. Io cerco di insomma rimanere serena e positiva, usiamo questa parola, positive vibes, tirando le somme. Sinceramente meglio il 2021 che il 2020, spero che il 2022 sia ancora meglio, ma in generale sono contenta di come è andata quest'anno e quindi spero e vi auguro che sia stato così e che in generale appunto 2022 sia per tutti un anno migliore. Quindi insomma fatemi sapere il vostro bilancio. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con la vostra emoji preferita. E io vi ricordo che giovedì uscirà il video di tutti i bloopers e poi inizierà il nuovo anno, quindi io vi auguro anche un felice anno nuovo e ci vediamo nel prossimo video. Peace out! Ecco a voi il meglio e il peggio di questa puntata di Basic Gaia. E sono grata.